quello che non si potrebbe che vorrei. Ci risiamo inevitabilmente. Se all'Acquaviva giochi col Pucetta, i problemi dell'impianto diventano relativi. Se devi giocarci con la Santa Egidiese, sono insormontabili. Iniziamo col dire che per Virtus Teramo Santa Egidiese, che sarebbe in programma domenica prossima, al momento non esistono soluzioni. L'Acquaviva non è a norma e neanche le porte chiuse risolverebbero la problematica, visto che di chiuso da quelle parti non c'è nulla. A Castelnuovo non si potrebbe prima delle 17.30 e comunque per qualche atleta della Santa Egidiese ci sarebbero problemi. A Montorio Alvomano il Montorio 88 non può aprire le porte alla Virtus Teramo se non lo fa con l'Alba Montaurei. Morrodoro è impegnato, Tortoreto non è omologato, lo stesso Sant'Egidio alla Vibrata, non chiedendo l'inversione del campo, ma giocandoci come se la Virtus fosse considerata squadra di casa, non viene accettato dalla Lega. Il Castrum Giulianova è impegnato. Ci sarebbe il Bonolis, se soltanto fosse stato possibile almeno parlarne. Dinanzi ad una richiesta telefonica del direttore della società biancorossa Roberto Cocca, c'è stata l'immediata indisponibilità anche soltanto a valutare la richiesta da parte del gestore dell'impianto. Quindi si era ipotizzato persino Porto d'Ascoli, dove c'era la disponibilità da parte della società, ma alla Lega non va bene, perché non si può giocare nelle Marche una gara del campionato abruzzese di promozione. Questa è la situazione. Come andrà a finire? Ai mostruosi limiti dell'impiantistica teramana manca un solo ingrediente, una bella sconfitta a tavolino per la società che non sa dove e come poter disputare una gara di campionato che, peraltro, la vede protagonista assoluta, da prima della classe. Uno scempio. Qui si può solo piangere.